in questa occasione sì, siamo ben patriottici, patriottici e ben gasatissimi. Mamma mia, che posto abbiamo trovato per stanotte, uno spettacolo! È un posto in riva a un lago, che è un campground con piazzole totalmente libere, cioè libere nel senso non a pagamento, ognuno si può mettere dove vuole, non c'è bisogno di prenotare niente, non c'è anima viva, spettacolissimissimo! Allora andiamo via anche dal lago Cuore, come lo a malincuore, lasciamo il lago Cuore. E come lo selezioni, come lo metti in classifica rispetto ai posti degli ultimi giorni dove ci siamo fermati? Abbastanza top, direi. Solo top? Anche toppissimo. Questi sono i posti veramente che strameritano, perché sono campeggi in mezzo alle pinete, in mezzo ai bordi dei laghi, completamente gratuiti, aree attrezzate dove si trovano le piazzole numerate, con i bagni, sì, con i cassonetti della spazzatura, sì, addirittura il posto per fare il barbecue, che anche lì non lo so come mai sia permesso, perché ci sono cartelle di attenzione all'orso da tutte le parti, però nello stesso tempo si possono fare i barbecue, quindi mi sembra un po' un controsenso. Queste sono le piazzole. Allora, la cosa più importante, non abbiamo detto la meta di oggi. L'obiettivo di oggi è farci la foto sotto il cartello del miglio zero dell'Alaska Highway a Dawson Creek. Woohoo! Forte, perché i bambini a bordo strada che fanno la pulizia della corsia laterale, così troppo, cioè invece che fare le ore scolastiche li portano in giro a fare attività di questo genere. E hai visto che noi, quando abbiamo visto i primi sacchi, pensavamo che fossero tipo delle case eccetera eccetera, invece guarda, anche qua davanti sì, c'era un altro gruppo. Sono sempre bambini o questi sì, sono no, adulti? No, sono bambini. Rallentiamo anche. Adesso finalmente, dopo circa 2 ore di strada, siamo per arrivare al famoso Dawson Creek, dove c'è il cartello di inizio del miglio zero della famosissima Alaska Highway. Quindi questa Highway 97, da lì prende il nome di Alaska Highway, perché continua a salire verso nord e quindi segnerà un punto fondamentale, una tappa fondamentale per l'avvicinamento all'Alaska nei prossimi giorni. L'Alaska Highway, Ale, è del 1942 e era chiamata Alcan Highway, ossia Alaska Canada Highway, che collegava appunto il Canada con l'Alaska. Thank you.
Beh, in questa occasione sì, siamo ben patriottici e ben gasatissimi, unici italiani in questo momento che stanno attraversando, no, forse no, unici, siamo uno degli altri ragazzi che magari qualcuno di voi conoscerà anche, però devono ancora arrivare. Esatto, perché noi siamo più veloci e abbiamo superati per strada per fare prima la foto noi, per certo. Arrivare in pole position. Sera l'onore di bollare. Perché dici bollare? Non ho bollito. Di attaccare l'adesivo del Cingon al Mile Zero. Mettiamolo qua. Vai. E vai. Attenzione perché vediamo dove l'abbiamo attaccato. Ta-da! Ma l'inno dell'Alaska non lo so, scusami, appena so con l'italiano. Il visitor center qui ha la stessa importanza di quello dei parchi nazionali, quindi classico che non passa mai di moda l'ingresso al visitor center. Hi. Hi, how are you doing? Excited to be here. As most of the people that you will probably see, but we're coming from Italy, so we're coming from way far from most of the other ones, right? Quindi invece che il passaporto, in questo visitor center lascerò le nostre firme sul guest book di chi è passato di qua, mentre Ale prende informazioni qui dietro. I found that photo in the sofa, and it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you, like who I am. Miglio Zero Alaska Highway, tantissimissimissimissima roba, eh? E qua ci sono le distanze in miglia da Dawson Creek. Quindi noi che dobbiamo andare, come diciamo, no, prima tappa, però l'appuntamento a Fairbanks, abbiamo ancora da fare soltanto 1523 miglia, che sono 2436 chilometri. Io che pensavo di essere quasi arrivata. Quasi, più o meno quasi arrivata, guardate qua che bello. Guardate qua, no, che bello. Non ti preoccupare, guido io, da qui a quando arriviamo. Ah, da qua a Fairbanks fai tutto te? Di nuovo io. Allora io tiro giù il sedile e mi sparo una pennica di 2400 chilometri. Andiamo avanti così. Esatto. E qua siamo proprio al centro del centro del centro di Dawson Creek. Baravan. In tanti ci avete chiesto di vedere qualche dettaglio in più rispetto alle operazioni di carico e scarico, non è che sono cose tanto così cinematografiche, però se vi interessa, comunque questo. Salve. È il bocchettone per il riempimento delle acque chiare. Salve. Abbiamo fatto attraverso la nostra canna personale, che è questa, alla quale abbiamo applicato un filtro ai carboni attivi per essere più sicuri quando carichiamo l'acqua in giro. Questa è acqua potabile, come vedete,
E diciamo che in linea di massima quelle fatte bene americane sono un po' tutte simili a questa di, si chiamano dump station, quindi aree di scarico. E se state bravi adesso vi faccio anche vedere qualche dettaglio in più riguardo allo svuotamento del WC. E questa qui è la scatola delle meraviglie. Super meraviglie! Per togliere la scatola delle meraviglie ci sono i guanti appositi per le meraviglie. Si sblocca pregando sempre che sia bello chiuso. Io prego, te voglio dire. No, io prego per te. Ok. Ok, ci si allontana. Si tira sul bocchettone. Ci si allontana a QB, quanto basta. Ok. Si svuota il tappino delle meraviglie e si infila dentro quel buco. E si interrompe la ripresa. Esatto. Ciao. Ciao, è stato bello, ciao. Good morning everybody! Cosa è programmato per la mia giornata di oggi? Allora, per la tua giornata di oggi è programmato. Prima fermata andiamo a vedere un antico ponte, uno dei primi ponti costruiti per la costruzione, scusate il gioco di parole, dell'Alaska Highway. E andiamo comunque in direzione di Fort St. John. Vieni che ti porto a fare una passeggiata, vieni sera. Che figo sto posto. Occhio dove metti i piedi perché mancano un po' di... Però si sente, cioè, ci sono dei legni che si sentono abbastanza... Un odore tipo di ferrovia. Questo è stato uno dei primi ponti che sono stati costruiti, ovviamente tutto in legno, come potete vedere, e che collegava appunto Dawson Creek con la strada, la prima Alaska Highway, che vi ricordiamo è stata costruita addirittura in soltanto 8 mesi, cioè 2400 chilometri di strada nel 1942 in 8 mesi. Questo ponte si trova a soltanto 35 chilometri circa, chilometro più chilometro meno dipendendo dalla strada che uno fa, dal miglio zero di Dawson Creek, quindi è il primo punto di interesse, diciamo, lungo la Alaska Highway. Mi è piaciuto il Kiskatino Bridge, Kiskatino 42-2022, 80° anniversario della costruzione del ponte di legno. Spettacolo. E pensa che la maggior parte di tutta la Alaska Highway è stata costruita dai militari americani, eh? Sì. Avevo letto che è stata costruita per agevolare in caso di attacco da parte del Giappone. Esattissimo, brava Sere, sei preparatissima. Ah, esatto, vedi, infatti che mi stupisco, dopo l'attacco di Pearl Harbor, che è stato nel 41, allora si sono decisi a farla, a dare il via, perché gli è servita alla costruzione per praticamente trasportare gli approvvigionamenti, le armi per difendersi da un eventuale attacco giapponese sulla terraferma.
quello che abbiamo percorso adesso è il nuovo ponte. Sì, è il nuovo Kiskatino Bridge. Il rifacimento moderno. Esatto. Sembra di aver letto anche che il Canada gli ha detto ok, lo facciamo, però deve pagare tutto l'America. E infatti i 140 milioni di dollari sono stati 140 milioni di dollarini americani. Te capì? Sei un pozzo di scienza. Ho una moglie che è un pozzo di scienza. Vuoi fermare qui a Taylor o aspettiamo un po' più avanti? Che io ho un certo languorino. Ah sì, eh? Sì. Allora, se e vuoi... Stamattina quasi quasi che non ho fatto colazione, ho bevuto allora, solo caffè. Allora, se vuoi ci possiamo fermare a Taylor. Se hai il languorino non sia mai che... Entriamo a Taylor, questo posto così... tangenziale sembra. Ma c'è anche il visitor center, no, parcheggiati là davanti allora. Vediamo, dai, se c'ha il wifi il visitor center. Dubito. A Taylor, magari ci stupisce con effetti speciali. Ci sono anche delle attrazioni, guarda. C'è il visitor center. Adesso mentre Ale è andato al visitor center, ritorna e si aspetta una bella insalata, io lo stupisco con effetti speciali e gli faccio una pasta a pranzo, non è mai successo. Sarà un po' troppo per fare la pasta. Ma quanto è? 680 grammi di sugo, vabbè, ci faremo qualcos'altro poi. Pasta trovata da Walmart con marchio Coop italiano. Boh. C'è scritto fabbrica in Italia. Le Caserecce. Nel frattempo Ale si è perso al visitor center. Cioè, 2 metri quadri di visitor center non è più uscito. Chissà quello che gli starà raccontando all'impiegato. Non lo posso lasciare un attimo che inizia a parlare e non la finisce più anche con gli sconosciuti. Ditemi cosa devo fare. Senti, ma oggi pomeriggio non guiderai mica troppo? Perché, scusa? Fra 16 km siamo arrivati a dove ci fermiamo oggi. Ma potevi anche dirmelo, scusa, che non ci mettevo neanche alla guida dopo pranzo allora. Un altro orso, siamo al parcheggio di qui fuori. Oddio, si sta guardando. Sento odore di mangiare. Spegni quei tergicristalli. Troppalo. Lo vedi te da lì? Come se lo vedo di qua? Adesso si sta nascondendo dietro il cassonetto, ecco che stanno usando il cassonetto. Io sto facendo da mangiare qui e sono girata, ho visto un'ombra. Ma che palle, sta sfida del motore. Di nuovo. Allarme AdBlu, stavamo parlando giusto adesso che l'AdBlu ancora non ce l'aveva chiesto. Quindi doppio errore, errore motore, allarme AdBlu. Non ci siamo fermati in quest'area di sosta per vedere un attimino col computerino qual è l'errore che ci sta dando la spia del motore.
E nel frattempo ci siamo fermati e ci ha dato anche di aggiungere l'AdBlue. Infatti stavamo dicendo, è un po' che non ci dà la spia dell'AdBlue, tac, che ci avesse sentito. Quindi vediamo se fare tutte e due le operazioni oppure se Ale controlla solo l'errore della spia del motore. Salve! Ma perché lo metti già adesso allora la di blu? Sì, lo mettiamo subito, lo mettiamo, così almeno ci togliamo il pensiero. Poi del doppio errore. Poi ci sono i cassonetti. I cassonetti qua, così facciamo tutto per bene. Poi, Madonna, che condizioni ha il furgone? Dopo solo 60 km di Alaska Highway, notare. Madonna. Quindi sosta unica per la bocca di blu. E check errore schia motore. Che freddo che fa! Che freddo che fa! Posto giusto per venire fuori un'altra volta l'errore del motore. Cioè uno sta andando in Alaska. Cosa c'è di meglio che una spia del motore che si accende? Togliamo, inseriamo questo. Quindi cosa dice? Come aveva dato l'altra volta 10.000 km fa, un errore di un sistema di voltaggio alto. Cioè come se passasse più corrente, eccetera, eccetera, che già mi aveva detto il nostro meccanico Fabio che non era niente praticamente, quindi l'ho cancellato. Vediamo di fare una sosta. Homestyle food. Homestyle food. Vediamo se Ale trova il famoso posto tipo camionista in trattoria. Esatto, vediamo un attimo qua com'è. Trattoria. Hi there, morning. Hi. How you doing? Hi. Come fai di questa sossa? La vedo proprio, la trattoria proprio da camionista. La vedo proprio come la volevo. E anche proprio l'odore è bello. È bello unto e bisuntissimo proprio. L'odore mi sa che ci rimane poi. Però ti hai visto sul menù? It's historical place. Certo, infatti c'è, cioè anche. Guarda qui che tavolini, che serie, è uno spettacolo proprio. Quindi tu cosa hai preso? Io ho preso un bacon cheeseburger. È un classico che dove non si sbaglia mai. E io per essere quasi in Alaska un fish and chips. Esatto. E come da manuale operativo del team Chingon Van Life, il dopo pranzo vuol dire la sera alla guida. E non ho ancora neanche preso il caffè, quindi poi farò un'altra tappa per farmi il caffè. Siamo arrivati qui nel centro della cittadina, una delle pochissime cose che ci sono da vedere è questo museo che c'è sia esterno che interno per quanto riguarda la costruzione, quello che hanno usato durante la costruzione della Alaska Highway nel 1942. Ma passiamo dalla reception? Sì, passiamo dalla reception. Allora, $7 a persona. No, senior, $5. Se vuoi. Mi stai dando del vecchio? Senior, magari inizia dai 50 anni, senior, che ne so. Mi stai dando del vecchio e io ti odio.
Quindi, per la gioia degli appassionati delle auto di epoca, signori e signori, stiamo entrando in un posto miticissimo. Questo qua dovrebbe essere l'officina del meccanico di quei tempi, guardate. Allora, questo museo è stato cominciato nel 1970 praticamente da una specie di collezionista che si chiamava Merle Brown, che ha cominciato a collezionare cose veramente di tutti i tipi, cioè proprio... Inquadrare tutto e farvi vedere tutto è letteralmente impossibile. Guarda questa, che è stata ricreata un general store, una bottega locale di circa 40-50 anni fa. Con tutto quello che era proprio... L'apri bottiglia, maniglia apri bottiglie della Coca-Cola. Il registratore di cassa e tutti gli scaffali. Esisteva già una specie di passaporto come quello dei parchi, perché souvenir folder Alaska Highway, sì, quindi sì, sì. Mettere tutte le cose. Queste sono impastatrici? E questa parliamone. Pochicce, questa va anche è una signorina di facili costumi. Sì. Ah, guarda i telefoni che ti dicevo io sera l'altro giorno. Sì. Quelli da parete. Che razza di collezionista deve essere stato questo signor Brown? Pazzesco, veramente. Entriamo direttamente in questa che è la casa originale dei proprietari della Hudson Bay Company, quindi l'impresa che è stata una delle prime a Fort Nelson nel 1865, e questa era la casa dei proprietari. Siamo visti anche la ricostruzione della casa della famiglia Hudson. Spettacolissimo, bellissima. Forte. Cioè, ovviamente per uno che non ha vissuto l'epoca di certe cose, entrare
così e vedere. Però è come vedere le case dei tuoi bisnonni, per dire, che magari ma non hai conosciuto. Purtroppo non le ho viste. Appunto, dovevano essere più o meno così. E quindi questo era il Museo della Tradizione di Fort Nelson al miglio 300 dell'Alaska Highway. Allora, fine giornata, il momento di riflessione, il momento della programmazione. Come avete visto in questo video, siamo a Fort Nelson. Fort Nelson è al nord della provincia del British Columbia in Canada. Domani partiremo da questa località dove siamo rimasti due notti. Questa è la seconda notte che passiamo qui a Fort Nelson e in due giorni arriveremo a Watson Lake. Quindi se volete continuare a vedere i nostri video, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, perché non arriveremo solo in Alaska ma sempre più su. Attivate la campanella per non perdervi l'uscita dei video settimanali il mercoledì e il sabato in orari diversi. Mettete un mi piace, scrivete qualche commento se vi fa piacere per farci sapere che cosa volete vedere. Seguiteci anche sui nostri profili social, mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram, dove sia su Facebook che su Instagram carichiamo moltissime foto, moltissimi più contenuti fotografici che chiaramente non possiamo caricare sui nostri video. Seguite anche il nostro blog che è www.cingonvanlife.com, dove invece carichiamo articoli molto interessanti con informazioni dettagliatissime sulle cose più importanti e le cose necessarie per poter eventualmente affrontare un viaggio del genere. A questo punto vi salutiamo e vi mandiamo un abbraccione dal Canada, da Ale. Sere e dal Cingon! Ciao e al prossimo episodio!